Il Napoli è competitivo, assolutamente, per obiettivi anche nobili, molto nobili. Questo è quello che sta dicendo questo inizio del campionato. E mettiamocelo in testa. Ed è forte il Milan, ma ha poco altro da raccontarsi, secondo me. Ha già raccontato tutto a se stesso. E questo è un problema. Questo è un problema nella vita comune. Il colpo per la Roma e per i tifosi e per la squadra è davvero brutto. Giornata strana quella di ieri, strana per via, ovviamente per via dell'infortunio di Wijnaldum, adesso ne parliamo, strana perché il risultato di Atalanta-Milan è stato tutto sommato, è polarizzante, adesso lo spiego cosa voglio dire quando intendo col polarizzante. È un po' strana perché neanche voi così strana, però questo Napoli così non ce l'aspettavamo, quindi Napoli da lustrarsi gli occhi, anche questo ci ha lasciato un po' così sorpresi. Prima di iniziare a parlare di questi tre argomenti, che sono stati gli argomenti principali di ieri, vi ricordo che domani farò il punto sul campionato, quella è la messa cantata, quella ovviamente viene fatta in una certa maniera, viene seguito da migliaia e migliaia di affezionati. Il punto sul campionato è diverso, non è questo il punto sul campionato, però andremo a parlare del Milan e del Napoli. Domani ci sarà pronosticone tutto nuovo. Pronosticone non tutto nuovo, ma al 60% nuovo, tutto particolare, dopo abbiamo indovinato qua qualsiasi cosa. E insomma, domani ne parliamo di questo. Mettete un like su in questo video, in questo canale, per aiutare il canale se volete. Seguitemi su Instagram, perché su Instagram io incomincio a mettere i primi tempi, come avevo promesso. Nei primi tempi delle partite, stasera c'è la Roma, dopo c'è la Juventus, io faccio i mini commenti, commenti di 20 secondi. Quindi seguitemi su Instagram, dico CTN08, iscrivetevi, mettete la campanella su YouTube e iniziamo a parlare del Napoli. Tu guardi il Napoli, apri gli occhi e dici: ma è davvero così? C'è davvero così forte? Sono scarsi gli altri? Che azioni fa? Questo Kvaratskhelia da dove l'hanno preso? Questo è quello che ti domandi. C'è chi dice: il Napoli è sempre partito così, è sempre partito forte, le squadre di Spalletti dopo calano, vero, ma non è che deve essere sempre la stessa maniera. Potrebbe essere anche un Napoli che invece incomincia a prendere i punti. Questi giocatori che ha preso sono veramente, ha pescato davvero bene, ma davvero davvero bene, e dopo te lo ritrovi là a lottare per lo scudetto. Tutto ci può stare. Siamo alla seconda giornata, io mi sto un po' divertendo anche a leggere i commenti, ma è troppo presto, non è troppo presto, ma non, questo è quello che abbiamo. Quando saremo alla 14ª giornata faremo altri discorsi. Allora, se è troppo presto, cosa facciamo? Chiudiamo i giornali, non parliamo, chiudiamo tutti i canali perché dobbiamo aspettare? No, è così, ci si diverte, è un bar dello sport e ci si diverte, ma in questo bar dello sport ci sono delle verità che cominciano a venire fuori. Il Napoli è competitivo, assolutamente, per obiettivi anche nobili, molto nobili. Questo è quello che sta dicendo questo inizio del campionato. E mettiamocelo in testa, perché Kvaratskhelia sembra un signor giocatore, Kim sembra un buon giocatore, a proposito Koulibaly si è espulso nel Chelsea, vabbè, comunque per quello che c'entra. Forse il Napoli all'interno, loro avevano capito che i vari Mertens, Insigne, Koulibaly erano una storia ormai al tramonto e bisognava trovare una nuova alba, e l'hanno trovato, un nuovo orizzonte, l'hanno trovato, sembra che l'abbiano trovato, e questo è importante per il Napoli. Secondo discorso, e concludiamo con Wijnaldum, perché è lì che voglio concludere dopo. Secondo discorso, secondo elemento, il Milan. Il Milan è una squadra forte, una squadra matura, una squadra che sa, il Milan sa giocare a calcio, il Milan sa, si riconosce, il Milan si racconta ogni giorno una storia uguale all'altra, quindi praticamente non ha nulla da scoprire. Ecco, forse il limite del Milan è questo, che non ha più nulla da scoprire in se stessa. Questo è il Milan. Non c'è la felicità, il piacere dell'esplorare nuove cose. Il Milan è questo, ed è forte il Milan, ma ha poco altro da raccontarsi, secondo me. Ha già raccontato tutto a se stesso, e questo è un problema.
Questo è un problema nella vita comune, questo quando finiscono i sogni, e questo è un problema anche di più quando c'è un gruppo. Se il gruppo si è già raccontato, si è già capito, gioca quasi a memoria, per dire, a fare il passo in più non è facile. Ed è un problema che hanno spesso i campioni d'Italia o d'Inghilterra o di Spagna, cioè riconfermarsi a volte è più difficile che raggiungere il successo. Cioè tu raggiungi il successo ma dopo ti devi confermare. L'anno scorso l'Inter non riuscì a confermarsi. Quello che ci riusciva era la Juventus, ma mancava l'Inter e il Milan, perché dopo, se andiamo a rivedere la storia dei campionati, quella Juventus ha vinto 9 scudetti, giustamente, però mancavano Inter e Milan, che erano sotto fair play, mancava persino la Roma sotto fair play, comunque questa è altra storia. Adesso il Milan è il campione d'Italia, per riconfermarsi deve trovare anche meno concorrenza, invece la concorrenza è aumentata. In termini di qualità, perché attenzione, anche la Juventus, io ci scherzo, ci gigioneggio un po' sulla Juventus, ma la Juventus è migliorata quest'anno rispetto all'anno scorso, è migliorata la Roma, sembra migliorato il Napoli, l'Inter a Lukaku, capite? Tutta una situazione, tutta una questione che anche il Milan deve migliorarsi, quindi deve trovare quegli stimoli per migliorarsi. Ce la fa, non ce la fa, non lo sappiamo, non lo so. Allora sì, a questo punto è davvero presto. Uno può solo pensare sì o pensare no, ma è troppo presto dire che ce la può fare o non ce la può fare. Concludo, come ho detto, con Wijnaldum. È uscito fuori adesso quello che leggo nei giornali, quello che abbiamo un po' letto tutti, che c'è questo scontro con un giocatore, non voglio neanche dire il nome del giocatore, ma non per altro, perché non mi va, non so se non c'ero, io non c'ero lì. Il punto è uno e uno solo. Queste cose all'interno di uno spogliatoio non piacciono, credetemi, non piacciono, per tanti versi, perché lo spogliatoio è fatto da 20, 25, 26 persone, con ognuno con una testa diversa. Quando succede una cosa scioccante come questa, che un tuo compagno gli si rompe e frattura la tibia, sapete il dolore, le urla che ci saranno state, perché quello è, non è che dice, oh, mi sono fatto male, no, non è così. Cioè ti rompi la tibia e là sì che si urla, tutti i compagni chiamate l'ambulanza eccetera, tutta questa situazione te la assorbi, te la porti dentro e ognuno la elabora a modo suo e non la elabora bene. Io vorrei davvero, dovresti entrare nella testa di Dybala, di Pellegrini, di Abraham, di Mourinho, di ognuno, per capire che pensano, perché Questo giocatore, cioè, non si andrà neanche a fare i mondiali. Per un giocatore questa cosa è importantissima. Non vai a fare i mondiali, sei una squadra nuova, ti viene davvero la depressione. E in questo momento questo spogliatoio sarà depresso. Stasera vincerà, dedicherà la vittoria a Wijnaldum, perché davanti alla Cremonese, che dopo non è neanche detto, perché la Cremonese di suo sa toccare il pallone, però se vince dedicheranno la vittoria, vanno a 6 punti, dopo lo vanno a trovare in ospedale quando c'è, diciamo, se fa l'operazione, tutte le cose che abbiamo visto anche per altri, per Chiesa, per Zaniolo, li abbiamo visti questi tipi di situazioni, di è così, è strutturato così. Però qua c'è un particolare in più: è stato un giocatore della Roma a fargli quel, ovviamente involontariamente, ci mancherebbe, però è tutto all'interno, si poteva evitare, forse. Non sappiamo la dinamica, non l'abbiamo vista la dinamica, ma sicuramente ci sarà molto amaro, masticheranno amaro molti giocatori della Roma in questo momento. Si deve trovare un nuovo giocatore, sicuramente, perché quel posto lo devi coprire. Questo non è un problema, ce n'è tantissimi liberi che qualcuno lo prendi, non è neanche quello il problema. È il fatto che subito, all'inizio del campionato, rompi la cristalleria. Subito, la prima giornata, l'ho detto ieri, la seconda giornata è stasera, ma ancora non hanno giocato. Dopo la prima giornata, boom, rompi la cristalleria. Ti vengono e dici, ma porca, ma inizia male sta stagione. Io spero che questo giocatore ovviamente si riprenda subito, tutto quello che volete, però il colpo è brutto. Il colpo per la Roma e per i tifosi e per la squadra è davvero brutto. Ma brutto, brutto, brutto. Perché è stato causato durante un allenamento
da un giocatore, tuo compagno di squadra, brutto. Lo sanno, i tifosi lo sanno, lo sa Mourinho, lo sanno i giocatori, questa pillola amara la devono fare scivolare velocemente, la inghiotto, la dimenticano, e questo è, perché io cose così se ne sentono poche. Di solito ci sono degli infortuni che sono infortuni di campo, là ci sta, però in allenamento tu dici, ma in allenamento mi va a togliere forse il giocatore più forte che ho in rosa, perché stiamo parlando di un giocatore top, lo conoscono tutti, io me lo ricordo, l'Olanda, Van Eindum è il giocatore più importante, uno dei più importanti che hanno, in Premier League conosciuto, se togli il giocatore lì per una cosa del genere è un po' ti girano. Stasera Roma-Cremonese, ci vediamo a Roma-Cremonese, faremo il post di Roma-Cremonese, ci vediamo Sampdoria-Juventus, post di Sampdoria-Juventus, sicuramente anche quello, sicuramente forse farò qualche altro video, perché stavo pensando l'idea di fare anche un video sui campionati europei, è una nuova rubrica, e io quante rubriche qua vi sto dando, vi sto dando tutto a me stesso, dopo si va un po' in palestra, insomma, vediamo cosa ci riserva oggi. Se non siete iscritti ragazzi, iscrivetevi, non dimenticate di mettere like, di seguirmi su Instagram, Medico CTN08, a stasera, ciao ciao.